Buongiorno, facciamo un video per un'impastatrice planetaria della Sigma. Allora, partiamo da questo che è l'interruttore generale. Se non giriamo questo la macchina non parte. Mettiamo in postazione. Un'altra cosa importante per far partire la macchina è la sicurezza frontale del cestello, che si deve trovare non così, ma così. Diamo, poi qui c'è il timer, e diamo lo start per farla partire. La macchina gira. Se giriamo appunto il cestello come prima per inserire degli ingredienti o comunque le mani all'interno, ovviamente si blocca. Chiudendo, ridiamo lo start e continua a girare. Dando lo stop, la macchina si ferma. Dopodiché, lateralmente abbiamo due leve. Qui troviamo la leva delle velocità. E qui troviamo la leva più grande che serve per abbassare ed estrarre la vasca. Adesso vi facciamo vedere le velocità. Aumentiamo, infatti va più veloce. E ridiminuiamo. Poi diamo lo stop. Facciamo scendere la vasca. La vasca si estrae tramite i due ganci che abbiamo lateralmente. Li apriamo ed estraiamo la vasca. Poi, invece, per estrarre l'accessorio, quindi sostituirlo, da qui alziamo il gancetto, lo svitiamo e andiamo ad applicare un altro accessorio. Rigiriamo e la macchina è pronta appunto per lavorare con l'accessorio che ho applicato. Riblocchiamo il coperchio e vediamo, riabbassiamo la leva, riattiviamo così la vasca a posizione e ridiamo lo start. La macchina è pronta per essere spedita.